Paolo Sperati, PR Hyundai Motor Company Italy, siamo al Salone di Francoforte con delle belle novità del marchio coreano. Sì, la prima è quella che vedete qui, è Hyundai Kona, primo SUV di segmento B della casa, è molto importante perché entra in un segmento che è in grande crescita in Europa, caratteristiche salienti, un SUV molto compatto, 416 cm, la trazione integrale, è una caratteristica non sempre diffusa su altri modelli di questo segmento. Una particolarità della Hyundai Kona è la trazione integrale, è una caratteristica che non sempre è disponibile su tutti i modelli di questo segmento. Trazione integrale è disponibile sul 1006 da 177 cavalli turbo benzina, mentre abbiamo un motore d'ingresso 1000 tre cilindri da 120 cavalli. Il diesel è una motorizzazione che è molto attesa in questo segmento, arriverà a metà del 2018, sarà disponibile in due declinazioni di potenza, 1006 da 115 cavalli e da 136 cavalli. Non dimentichiamo che arriverà anche una versione elettrica nello stesso periodo, totalmente elettrica, con autonomia fino a 500 km, sarà la prima vettura del segmento B come SUV a essere disponibile con trazione esclusivamente elettrica. È importante sottolineare che non è solo il primo SUV di segmento B, ma fa il suo debutto anche il LED Up Display, che è molto importante perché consente al guidatore di avere sott'occhio tutte le informazioni basilari e necessarie alla guida senza mai togliere l'attenzione da quella che è la strada. Poi un'altra novità è la Hyundai i30 in una nuova versione. Sì, a Francoforte, che è il quartier generale di Hyundai in Europa. Anche perché Offenbach, dove avete la sede, è a quanti chilometri da qua? È molto vicino, pochissimi chilometri. Infatti una delle caratteristiche del Salone di Francoforte per Hyundai è il completamento, l'allargamento della famiglia i30. Siamo partiti dalla 5 porte, segmento C, quindi un'auto comunque molto funzionale, con tanti contenuti e dal prezzo molto competitivo, per passare alla i30 Wagon, il cui lancio ufficiale avverrà intorno alla metà di settembre, ma soprattutto sarà affiancata dalle due altri modelli che abbiamo qui esposti al Salone di Francoforte, che sono la i30 Fastback e la i30N. La i30 Fastback è una coupé 5 porte che incarna un po' quello che vuole essere l'offerta di Hyundai nel segmento C, ossia andare incontro a tutte le esigenze dei clienti. I 30N invece è un qualcosa di nuovo, perché è la prima sportiva, la prima auto ad alte prestazioni del marchio N che Hyundai lancia grazie alla sua esperienza pluriennale nel motorsport, che non è solo legata al mondo dei rally con l'i20 Coupé WRC, ma è anche legata ai 30N TCR, che è stata sviluppata tra l'altro da un pilota italiano molto noto al pubblico come Gabriele Tarquini. E volevo arrivare lì perché è esposta anche qua la vettura da turismo con i due piloti, Alain Meignoux, pilota svizzero, e Gabriele Tarquini, ai quali ho visto correre anche in Formula 1 ai tempi, che furono, siamo molto amici di Gabriele. Sì, allora la particolarità di quest'auto, perché la vorrete sicuramente vedere in pista, ci sarà nei prossimi due appuntamenti del TCR International Series, che saranno in Cina all'inizio di ottobre e ad Abu Dhabi a novembre. Quindi ci sarà sempre Gabriele Tarquini e Alain Meignoux alla guida di queste due auto, che finalmente riusciremo a vedere anche in azione in un contesto internazionale. E questo è solo l'inizio di una nuova parentesi del motorsport di Hyundai, che è anche in questo momento molto competitiva anche nel campionato mondiale di rally.